possono condividere con i Non 5 si può Stelle? condividere niente con dei deficienti, cioè non vedo una sola Vabbè, idea. Questa è un'opinione sono personale, diciamo, hanno ti preso, faccio un esempio semplice per il Presidente. No, io non vedo nessuno, sono tutti voti che ha preso solo Grillo che non è in Parlamento. È la cosa più antidemocratica, hanno 211 parlamentari senza un voto e oggi sarebbero 50, è una scelta opportunistica per salvare il loro posto lì, gente che non vale niente, poi qualcuno bravo c'è, entrato per caso. C'è qualcuno... Quando gli dico, finirete come le oggettine, che sarà scritto siete stati dei 5, no, ma noi eravamo in aspettativa, siamo in attesa, io sono un insegnante, io sono un professore, che è l'unica dignità che hanno, quello che sono stati, non quello che sono. La scelta è opportunistica, quella di Renzi è una scelta di onestà, per dire io non posso rompere per il PD, rompo per me se voglio rompere, quindi quello va benissimo, però che certo siano lì, non perché hanno dei valori, ma perché hanno soltanto la difesa di posti che non avrebbero altrimenti più avuto, tu vai e prendi il 20%, o misuri e diventano 50, sono 211, 211 fantasmi, incapaci. E questo vabbè, mi sembra diciamo azienda. Questi giudizi così severi sono i vabbè, giudizi dimmi il nome di Sgarbi. Di un Toninelli? No, adesso tanto Toninelli beh, non è che più ministro. Vabbè, dimmi gli altri, buona fede. Le politiche, sì, sì, sì. Comunque, insomma, diciamo noi colgo l'occasione per reinvitare i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che stanno, come si direbbe, sghisci un po', nel senso che non vanno in televisione, vanno pochissimo. Anche il fatto che non vogliono andare in televisione con gli altri.